per cui è partito. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al nome del Signore, alleluia. È questo il messaggio di oggi. In questo mercato a Catania, gloria a Dio, abbiamo l'opportunità, grazie a questo giovane che si è prestato, di riprendermi per una richiesta avuta da un caro fratello Stefano, a cui manderò questo video. E in questo mercato, grazie a Dio, il Signore ha provveduto proprio questo giovane di nome Salvo, che mi ha fatto questo favore, perché lui ascolta, è interessato al Vangelo e ha creduto in quello che gli ho detto. E parlavamo proprio dell'argomento che in questo mercato oggi ha avuto un suo riscontro minimo, ma ce l'ha avuto, gloria al nome del Signore, perché noi crediamo che anche un'anima che ascolta il messaggio del Vangelo, che crede, può essere salvata. Per questo quanto mai è importante avere il Vangelo, avere la certezza di un Vangelo, di una dottrina, di una vera dottrina predicata da Gesù Cristo e dagli Apostoli. E proprio al capitolo 3 di Matteo vediamo uno dei servi di Dio, Giovanni Battista, che predicava 2000 anni fa, e ancora oggi la parola di questo uomo, la parola di Dio, è annunciata. E lui diceva proprio: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. E oggi il regno dei cieli, cammino, ci rendo una mano. Oggi fanno il regno dei cieli sto cristiano, che si è avvicinato a voi attraverso la sua parola, attraverso la predicazione. Giovanni diceva: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. La via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Forse i sentieri della tua vita sono stati deformati dalla tua condizione di peccato. Forse la tua religione ti ha portato a essere lontano da Dio, a essere separato da Dio. La religione non ha mai salvato nessuno. È solo il Signore nostro Gesù Cristo che ti può salvare. Solo la verità del Vangelo di Gesù che può salvare la tua anima. Di quale battesimo? Qual è? Ti ricordi quando sei stato battezzato? Non te lo puoi ricordare perché avevi pochi mesi. E sappi che un bambino a quell'età non può avere peccato. È un insegnamento sbagliato che, ahimè, la Chiesa Cattolica Romana ha insegnato qualcosa che non ha assolutamente a che fare con quello che è la parola di Dio, con la verità del Vangelo, con la verità predicata da Gesù Cristo e dagli apostoli dopo di Lui. La parola è chiara. Dobbiamo pentirci, dobbiamo riconoscerci peccatori, dobbiamo confessare i nostri peccati a Dio, ed ecco che, coscienti di quello che facciamo, chiediamo di essere battezzati. Ed erano battezzati nel fiume Giordano. Il battezzo è per immersione totale, non sono delle goccioline d'acqua in testa, ma è per immersione, cioè a dire morire sotto l'acqua per rinascere a vita nuova in Cristo Gesù. Ed è per questo che oggi in questo mercato a Catania stiamo predicando la verità. E se tu credi in questo, potrai ricevere il vero battesimo del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Ti ringrazio, grazie veramente per questa cortesia, che più che altro per un fratello del nord. Dio ti benedica, Dio vi benedica, Salvo, grazie.